4830 con destinazione Lecco. Effettueremo fermata nelle stazioni di Milano Greco Pirelli, Sesto San Giovanni, Monza, Arcore, Granate, Smate. Ora vi porterò nell'aula dove arriverà il colonnello a portarvi i suoi saluti. Alessandro, Alessandro, Cenci, riposa. Michela Giustini. Comandi, signore. Allora, Michela è pluridecorata, è un ufficiale, ha 55 anni. Alberto Maruati, maresciallo, ufficiale. Luciano. Si comandi. Soldato, 50 anni, e missione. Adesso incominceranno le missioni. Adesso vi daremo il kit appena arriva il tenente. Avete un kit per ogni volo, avete la razione K. La squadra deve rimanere unita. Ok. Quindi andremo con la stessa andatura. Dobbiamo fare squadra dall'inizio alla fine, quindi se qualcuno resta indietro, tutto il resto del gruppo deve aspettare. Sono stata chiara? Sì. Abbiamo già fatto uno. Quindi ne abbiamo già fatto quasi 2.49. Precisamente. Quando abbiamo svoltato eravamo 2. A metà di questo tratto saremo a 1.5. Maresciallo Alberto Maruati. Sono qui perché la mia scelta di vita è stata quella di servire nell'esercito. La cosa più importante per me è la famiglia, ho una moglie Maria, due figlie, Roberta e Cassandra, di 28 anni. E
sono la cosa più importante che ho, ma comunque il, l'impostazione che ho dato anche alla famiglia è quella di usare le mie capacità per imporre rigore, disciplina, fare in modo che le figlie non seguano cattive compagnie. E quello che mi aspetta è servire la patria e fare il mio dovere. Mi chiamo Luciano Zanutta, faccio parte dell'esercito come medico. Sono stato spedito in una missione in Afghanistan, dove ho dei postumi che mi sono rimasti attivi per tutte le persone che arrivavano mutilate, mentre erano sofferenti. Si cercava di far di tutto per poter salvare e salvarli. Tanti gridavano i nomi dei figli, i nomi della mamma, della moglie, dell'amico, del fratello. Tanti morivano e basta. Una cosa a lungo andare ha creato una sorta di cattiveria, perché non è giusto, perché la vita è sacra. Noi siamo qui per servire lo Stato, per servire l'esercito soprattutto, da parte dello Stato. E poi va portato in giro per il mondo a compiere un po' questa sorta di titolo di mercenario, ovvero ammazzato tantissima gente. Solo per la rabbia dei coetanei che purtroppo lasciavano questo mondo, forse, magari, per passare vita migliore. Teresa Michela Giustini, nata nel 1968. Nasco da una famiglia cristiana, mi ha insegnato a fare i valori. Soprattutto mio padre, maresciallo, condecorato. Quindi non potevo che nascere con l'amore per la patria, per la giustizia, per me onorata di essere qui oggi, di partire in missione, non avrei potuto fare un capo diverso. L'unica cosa che mi rammarica è il fatto che lascio mio figlio e mio marito. Le due persone più importanti della mia vita. Mi sono sposata, ho trovato un uomo spettacolare. In un giro di un anno abbiamo deciso fortemente di avere un bambino. È nata Cristina. Cristina, l'età di due anni, stavamo passeggiando. E purtroppo i malviventi me l'hanno rapita. Sono corsi via a forte velocità, hanno fatto un incidente e lei è morta sul colpo. Mia figlia. La figlia che tanto desideravo e tanto amavo. Caporale Fabrizio Marani. Sono qua nell'esercito, ho risposto subito alla chiamata perché i miei ideali di giustizia, di lealtà per la patria sono forti, molto forti. Già all'età di 20 anni mi sono avvicinato a un ideale dove sosteneva la patria, pronti alla morte. E proprio all'età di 20 anni ho iniziato a girare il mondo, quindi abbandonando la mia famiglia. Girare il mondo, mi sono avvicinato alla musica, a suonare la chitarra precisamente, ho conosciuto grandi artisti internazionali di valore, con i quali ho avuto anche delle collaborazioni. Sono orgoglioso di quello che ho fatto perché ho trasmesso a loro la passione per la musica, quindi un ideale per la vita. Credo molto nella sincerità, nella correttezza, nel rispetto. Per questo sono qua nell'esercito. Soldato Nicole Mauri, 25 anni. Purtroppo la mia vita fino ad oggi non è stata facile, sia da parte della mia famiglia, però ho delle persone
che mi vogliono bene, tra cui il mio fidanzato Angelo, a cui ho fatto una promessa di poter tornare e di abbracciarlo. Il mio sogno è di poter diventare una donna e di essere accettata soprattutto dalla mia famiglia, che mi vuole bene, a cui voglio bene. Soldato semplice Alessandro Cenci, classe 1998. La mia vita è stata caratterizzata da un periodo difficile, iniziato all'età di 14 anni, con il divorzio dei miei genitori. Questo mi ha portato a mangiare compulsivamente. Sono aumentato molto di peso, mi sono isolato dal mondo. E quasi per magia, circa 4 anni dopo, grazie all'aiuto di persone molto speciali, ancora oggi nella mia vita, che considero come la mia famiglia, mi sono rimesso in piedi. Ho iniziato a fare sport, a curarmi di me stesso. E in questo stesso periodo ho capito che l'unica cosa che poteva aver senso per me nella mia vita era proteggere le persone che amo e il mio paese, che mi ha permesso di conoscere. Signore, vi ho fatto venire qua per far vedere quanto è bella è l'Italia, quanto è bello il nostro paese, la fatica che abbiamo fatto oggi merita tutto questo, e la fatica che faremo da domani sarà per salvare di questo, senza di noi potrebbe appuntamento tra un'ora qua, docciati, mettetevi pure abiti civili, ok? Abiti militari, che poi andiamo a mangiare. Ok, facciamo una piccola cosa qua veloce, poi andiamo a mangiare. Andremo a cena, una buona cena, un bel posto, e ci rilassiamo un attimo. Arriveremo. Adesso siamo qua per fare il test psicologico e di cultura. Thank you.
corsa. Allora, siamo tutti, riga. Riposo. Secondo a rispondere alla chiamata. Nulla vorrei fare oggi se non continuare a servire la patria come ha fatto mio padre. Questo è tutto quello che voglio. Alessandro? Purtroppo il tempo non me lo consente, ma se potessi ripartire oggi, come ultima cosa sposerei la mia fidanzata. Se non dovessi tornare, voglio morire. Io ho fatto una promessa al mio fidanzato, che sarei tornata, e da oggi cercherò di mantenere la mia promessa. Io lascio, cioè non torno più per questa missione. Lascerò a casa dei genitori, che non vedrò più. Sono attaccato, anche se sono uscito di casa molto presto, ho girato per il mondo, però quando torno, torno volentieri e ho proprio voglia di rivedere. Anche mia sorella, anche se lei è un po' più zingara di me, nel senso che lei ha chiuso i rapporti, il giro, anch'io la sento e la vedo poco, e sono molto attaccato a mio nipote, figlio di mia sorella. Anzi, mia sorella sa le informazioni su suo figlio proprio da me, perché ha avuto degli screzi anche con lui. E quindi sono molto legato al senso del dovere, al senso per la patria, e quindi per me è un onore difendere la mia patria. Dopo un mercenario tornerei a fare quello che ho sempre fatto. Non ho nessuno che mi aspetta, sono un'anima libera. Questo... Oggi cosa faresti? Come ultimo giorno di libertà? Salutare qualche caro amico. Non ho nessuno a cui posso chiamare, quindi ho scelto una vita un po' troppo fuori dagli schemi e quindi va bene così. Era un po' che aspettavo questo momento. Sarò sincero anch'io. Bene, io da quando le ho affidato mia madre, perché lui è tenuto una persona molto valida, ho saputo poi tra l'altro che lei piano piano me la stava avvelenando. Che il tempo di Dio abbia cura di te. Soldato Protti! Cristo è morto! Soldato Protti!
minuti è morto in ambulanza durante il trasporto da una coltellata che ha ricevuto. Riposo. Seduti. Prego. Signor colonnello, conosciamo l'orario in cui è stato coltellato? Sappiamo quando è stato scoperto. Quando è stato scoperto, tenente? Esattamente 45 minuti fa. Signor colonnello, sappiamo l'ultima persona che ha visto... Il tenente. Sono stata io, lo cercavo, il colonnello mi ha chiesto di cercarlo, sono io. Informato, tra le 8 e le 9 di questa mattina, questa... Mi ritrovavo in giardino per prendere una boccata d'aria. Era con qualcun altro? Sì. Con chi? Con il soldato Alessandro. Da quanto conosce Totti? Da circa un annetto, scarso. Che occasione? Una sua trasgressione nei miei confronti. Cioè racconta? Sono stata aggredita sia verbalmente sia fisicamente e per me è un sollievo che mi sia morto. Non sono stata io, ma è un sollievo. A qualche altro lato della famiglia uccisa? Ma... Che cosa ha detto, cosa ha fatto, racconta? Mi ha aggredita in riferimento alla mia... al mio essere una donna trans e ho risposto a mio modo anche alzando le mani, perché comunque quando un uomo mi aggredisce io devo difendermi in qualche modo. Quindi esistono dei referti medici, andato a pronto soccorso? Sì, perché è andato a pronto soccorso cioè siamo andati entrambi al pronto soccorso, però lui ha avuto danni più gravi. Soldato Zanuta, tra le 8 e le 9 di questa mattina dove vi trovavate? Ero per colazione. Con qualcuno che può confermarlo? Ma c'è un sacco di persone, adesso non ricordo bene chi c'era perché... Conosceva Daniele Protti prima di questa... Certo lo conoscevo. Persona squisitissima, molto educata. E... mi dispiace molto per quello che è successo, anche perché non me lo sarei mai aspettato. Ci risulta che in realtà ha commesso qualche cosa nei suoi confronti. Io? No, Protti, nei suoi confronti. Ma possono succedere degli errori nella vita, l'importante è ragionare e cercare di far scivolare tutto di dosso in modo che almeno così. Che cosa hai fatto Protti? Un'azione che grazie a Dio è stata risolta con delle cure mediche. Ho messo in affido mia madre, un po' disabile, ho ritenuto il Protti una persona molto molto educata, molto altruista e pronta a fare del bene, e poi lui piano piano stava facendo delle cose non tanto carine. Io mi accorsi di questo, ho chiesto informazioni ed è partita una querela. Quindi mi dica che cosa ha fatto. Ci stava cercando piano piano di avvelenare mia madre. Però ho cercato in tutto e per tutto di capire che magari in quel momento lì lui era, diciamo, non era in sé, ecco, cioè. Quando risale questa episodio della querela? La querela risale un paio di mesi fa. Quindi è molto recente? Abbastanza recente, sì. E a pratica con i coltelli nel suo mestiere. Lui io sono stato un mercenario, non si dimentichi questo, però questo omicidio io non l'ho fatto, anche perché non volevo macchiarmi di una cosa così importante. Ma mi salva, quindi ci penserà la legge poi dopo eventualmente, ma penso che ormai, visto che sono altre cose, penso che ci ha pensato qualcun altro. Di così.
Andrà a posto, grazie. Grazie, colonnello. Nome e cognome? Alessandro Cenci. Alessandro Cenci, guardatore 9, dov'era? Qui fuori. Qualcuno può confermarmi? Tutti. Conosceva Daniele Protti prima di questo... Sì, lo conoscevo. Può raccontare? Conoscevo Daniele da qualche mese. Nella mia stessa nascita in cui vivo, Pisa. Qual è il tipo di rapporto che avevate? È iniziata come... Non so, stupidaggine tra ragazzini, ha iniziato a fare una campagna diffamatoria su di me attraverso i social media. Cosa raccontava di lei? Ma niente di serio, era una sorta di, come dire, un movimento per incitare odio nei miei confronti. Basato su macismo, accademia militare, maltrattamenti, non gli davo troppo peso. La accusava di macismo o sì, esercitava? Sì, fine? Sì, ma non, ripeto, non ne ho dato peso a questa cosa. E c'è un motivo per cui potrebbe essere indotto a ucciderlo? Quello che vi sto per dire sembra assurdo che non l'abbia ucciso io. Da dove cominciare, no? Con la sua, come ho detto, che sembrava innocua campagna d'odio, qui ripeto, non ho dato peso, sembrava cosa dai tempi della scuola, a comunque ha izzato una, chiamiamola, non so, una gang di persone che mi hanno aspettato fuori dalla palestra dove mi avevano abitualmente. Non ho riportato tanto, sì. L'hanno aggredita comunque? Sì, l'hanno aggredita. Anche qua ci sono dei referti medici. Sei andato in ospedale? Sì, sono andato in ospedale. E tra le altre cose, sua mamma è andata in ospedale? Mia madre lo può subire una lavanda gastrica. Quindi anche lei abbiamo i referti medici. Sì, certo. E poi non è più quella di prima, no? Cioè prima mangiava, aveva molto più appetito, adesso forse perché magari la cosa è ancora un po' in circolo, no? Quindi va a smaltire questo avvelenamento nella speranza che si riprenda più presto, ecco, ce la vogliamo tutti. Grazie. Dove eravate tra le 8 e le 9 di questa mattina? Ho appena finito di far colazione, probabilmente ero fuori in giardino a fumare una sigaretta. Qualcuno può confermare? Credo di sì, non lo so perché mi piace tante volte stare anche da solo, quindi magari mi sono isolato. Conoscevate il soldato Protti prima di incontrarlo in questa missione? Sì, signore. Raccontateci la vostra conoscenza e esperienza con il soldato Protti. Sono contento che il soldato Protti è morto. Vorrei essere stato io, perché avevo giurato proprio che se l'avessi incontrato per strada l'avrei ammazzato con le mie mani. Purtroppo, arrivando qua nell'esercito, dovendo rispettare degli ordini ed essendo caporale, dal primo giorno, quando l'ho visto, ho sentito il nome, dentro di me è scattato un odio incredibile che ho dovuto soffocare minuto dopo minuto. Cosa dobbiamo a questo odio? Questo odio lo dobbiamo perché, io lo dico e non me ne vergogno, sono fascista dall'età di 20 anni. Ci credo, per questo ho anche un senso forte del dovere, dell'onore e della patria. Sono anche un
maestro di chitarra a livello internazionale. Ho stretto rapporti con molti chitarristi statunitensi, svedesi, e tenevo anche delle lezioni via web. Scusi, ma cosa c'entrano le lezioni via web di chitarra con perché l'odio verso il proprio? Soldato Daniele Protti si era iscritto a uno dei miei corsi. Essendo un incapace, anche aggressivo, non rispettoso, abbandonò la lezione, insultandomi in diretta sul web. Dopodiché è iniziata una campagna pubblicitaria diffamatoria nei miei confronti, attaccandomi soprattutto sui miei ideali politici. Da lì ho perso molta credibilità in campo internazionale. Ho perso collaborazioni con artisti di fama mondiale. Il mio lavoro ha subito delle perdite non indifferenti. E da lì giurai che se l'avessi incontrato per la strada l'avrei ammazzato. E sono, ripeto, sono contento che qualche un altro abbia fatto il nostro. Mi ha fatto perdere gli affari. Sì. Ho perso economicamente, molti introiti. E anche la mia immagine, perché gli ideali politici non li ho mai nascosti. Lo ripeto, sono fascista e sono orgoglioso di essere fascista. Il problema è come viene posto sui social l'essere fascista. C'è modo e modo. Lui ha utilizzato il modo negativo. Quindi c'era un movente. Ma l'ha denunciato? No. Quindi non abbiamo prove della sua... Non l'ho denunciato perché avrei voluto... Non volevo privarmi del piacere di farlo io. Per me è tutto, colonnello. Michela Giustini. Tenente, dalle 8 alle 9 di questa mattina dove eravate? Ero in giardino con il signor colonnello. Stavamo facendo delle foto per la missione. Tutto il tempo? Un'oretta. Conoscete che dalle 8 alle 9 è stato accoltellato il soldato Protto? Certo. Assolutamente sì, perché l'ho trovato io morto. Conoscevate il soldato Protto? Allora. Partirò dal padre, il signor Protti, Dario Protti. Come vi ho raccontato qualche ora fa, mia figlia di 2 anni è stata ammazzata da un malvivente. Me l'ha rubata, un incidente, ed è morta sul colpo. Questo malvivente. Ma non è finita qui la storia. Sembra una fiction. Ma c'è la verità. La cruda verità. Da un po' di tempo a questa parte, mio figlio, Andrea, 26 anni, viene perseguitato. Atti di bullismo. È stato aggredito, menato. Ho provato più volte a chiedergli cosa c'è che non va, posso dare una mano, chi è, ma lui cerca di sviare la cosa. Allora ho fatto delle indagini. Beh, questa persona è risultata il caro signor Daniele Protti. Quindi cosa dire? Quando mi sono ritrovata qui e me lo sono ritrovato di fianco, è salito un odio incredibile, ma io ho un grande senso di giustizia.
ne sapevo che prima o poi l'avrebbe fatto. E così è stato. E non vi vergogno a dire che sono assolutamente contenta di come è andata. Vi siete adoperata voi affinché questa giustizia andasse a compimento? Assolutamente no. Le ripeto che credo nella giustizia ed ero convinta che prima o poi, legalmente, in qualche maniera, avrebbe pagato. E così è stato. Legalmente è stato ucciso. In questo caso sì, ma evidentemente il karma gira. Quindi non posso che essere contenta. Sicuramente non avrei mai potuto farlo con le mie mani. Mi sono stati insegnati dei valori troppo alti da mio padre, ripeto, maresciallo pluridecorato. Non sarei mai riuscita ad ucciderlo, anche se avevo un odio fortissimo dentro. Sapete che, siccome siamo in guerra, vigere la legge marziale. Prima o poi in qualche modo mi sarei vendicata, ma non in questa maniera. Non mi sarei mai sporcata le mani di sangue. Per me è tutto, assolutamente, grazie. Anche qua i referti sono reperibili, vero? Assolutamente sì, secondo me. Grazie, vado al posto. Maresciallo, lei conosceva? Sì, colonnello. Lei conosceva la vittima? Io conoscevo la vittima perché la vittima ha avuto una relazione con la mia figlia minore, Cassandra, di 24 anni. Ah. Non stimavo il soldato Trotti, anzi lo detestavo cordialmente. Non era una sciagura che potesse avere una relazione con mia figlia. Lo ritengo un depravato, lo ritengo una persona immoralmente degna. Più volte ho avuto l'impulso di aggredirlo. Siamo venuti alle mani una volta, ma non sono stato io. In queste occasioni, in questi due giorni fino da ieri, non ha avuto occasione di confrontarsi e arrivare al malvolmente o chiarirsi? Siamo stati lontani, siamo stati per accidenti della missione, non l'ho avuto a portata di mano, se no gli avrei comunque espresso il mio disprezzo. Nello specifico, che cosa è che è successo con suo figlio? Hanno avuto una relazione e lui, dopo la fine di questa relazione, che io ho contribuito a farla interrompere, ha continuato a insidiare mia figlia Cassandra, trovando in me un avversario più efficace che potessi. E avete denunciato? No. Quindi anche di questo non abbiamo prove oggettive, insomma. Non abbiamo riscontri, ma posso confermare il mio disprezzo totale per il soldato. Solo il mio senso del dovere mi ha trattenuto dal seguito. E adesso che ha sentito le storie di tutte le altre persone, cosa pensa, ovviamente? Se avessi dovuto scegliere una persona che doveva morire, avrei indicato lui. Ma come maresciallo, in situazioni estreme di fronte, e se avesse chiesto aiuto, gli avrebbe dato? Ho sempre rispettato i miei ordini, e negli ordini è compresa il soccorso al soldato che chiedevo, quindi sì, mi avrebbe dato. Grazie, maresciallo. Date giù gli indizi e poi ci sarà il confronto tra i due gruppi. Le persone che c'erano, non ho presente chi c'era, chi non c'era. Cosa fa un elenco di chi ha un alibi e chi no? Caporale? Che io non testimonierò ugualmente per il colpevole. Ok. Come ti chiami? Nicole Mauri. Ah.
Poi, avendo ascoltato la sua storia, penso proprio che abbia avuto questa sorta di vendetta contro Daniele Totti. Intanto teniamolo come primizia per queste due motivazioni importanti. Primo, mondo, come seconda cosa, dice molto bene. E lo stesso caso, quindi abbiamo dato il maggior peso alla destrezza e alla precisione. Secondo lei può essere stato sull'uso dei coltelli riferita al soldato Zanotto. Ed è su di lui che si sono concentrate le nostre riflessioni. Maresciallo, mi permetto. Almeno con lei. Io, se fossi stato nel soldato, noi due siamo sulla stessa. E quindi una certa conoscenza della vita, tanto sembra anche per lui. Secondo lei chi può essere stato? Quindi conoscendo anche bene il corpo umano, visto che la coltellata è stata data davanti sul cuore. Secondo lei? Il Daniele Protti l'avrebbe visto in faccia. Quindi io gli avrei dato un colpo secco e deciso per far sì in maniera tale che non lo poteva conoscere. Ma mentre la ferita che è stata data, è stato dato un colpo sì, ma Protti era ancora vivo, morto in ambulanza durante il trasporto. Quindi non mi ha riconosciuto, poteva fare il mio nome. Quindi io finivo durante la corte marziale. Per questo, secondo me, il soldato Luciano è quello che è quello che può essere più accusato per avere un alibi, perché usa le armi, i medico, conosce l'utilità, ma secondo me non avrebbe mai commesso un errore. Caporale, allora a questo punto, a seguito di quello che lei sta dicendo, lui può veramente così risulta. Perché tutti gli altri hanno degli anni confermati, l'unico che non hanno gli anni è il soldato Luciano. Se mi permette tenente, io l'avrei sì colpito anch'io di fronte, non gli avrei dato un colpo. L'avrei l'odio che avevo che provavo nei confronti di quella persona, questo odio è anche cresciuto in questi giorni. Averlo al mio fianco, due stanzine, avermi da giù, mi avrebbe portato. Ma ci è parso un po' strano il fatto che ha segnato le intese in quella corsa, visto anche quello che ha raccontato, perdere un figlio per colpa di una bambina, per colpa di un, se vogliamo, di un cerebro reso. Potrebbe portare chiaramente a una sorta di violenza personale, di vendetta assoluta, efferata e soprattutto calcolata. Quindi per noi la colpevole è la tenente. Tenente, vi dicevano alibi. Non alibi perché non c'era nessuno che l'ha vista. E ma nessuno ha visto anche lei? No, io ero col colonnello. No, è impossibile. Il colonnello mi ha chiesto di andare a cercare. No, eravamo fuori, ecco. Per fare il lei è entrata, è uscita e fuori, mi ha chiesto di andare a cercare Daniele. È uscita fuori 15 minuti e è ritornato dentro. No, 15 minuti no, sono passati 10 secondi. 15 minuti lo dice lei. Ci sono testimonianze che sono passate. Lei ha detto 45 minuti che è stata via. No, ho detto che era 45 minuti che era morto. No, come fa a saperlo che era 45 minuti che era morto? Perché erano passati 45 minuti dal momento in cui l'ho trovato. Ma lei che cosa deduce, tenente, che erano 45 minuti? Allora, forse non ci siamo capiti. Perché il colonnello mi ha chiesto di andare a cercare il soldato Protti. Io sono entrata, prima sono andata in mensa e non c'era. Poi sono entrata in studio e in studio l'ho trovato, quindi sono passati 10-20 secondi, poi sono corsa subito da loro. E l'altra mezz'ora cosa ha fatto? Quale l'altra mezz'ora? Ci ho messo 45 minuti, scusi se non sono... Scusi, ma lei quando io parlo mi ascolta? No, lei ha detto che ci ha messo 45 minuti. Non ho detto che ci ho messo 45 minuti, ho detto... Poi quando abbiamo chiamato l'autoambulanza, sono arrivata l'autoambulanza, è dovuto caricare il soldato Protti, saranno passati 45 minuti. C'è qualcuno che può testimoniare la sua andata in mensa? Certo,
c'erano, sono andata subito alla reception a chiedere di chiamare un'autoambulanza e quando sono lei ha detto di chiamare noi l'ambulanza. Ma io l'ho chiesto, io sono andata in panico, quindi ho chiesto anche l'autoambulanza alla ricezionista. Glielo ma lei ha detto a noi di chiamarlo. Ho chiesto a tutte e due. Silenzio. Lei ha appena detto adesso che il colonnello le ha detto di andare a cercare il soldato Daniele Pronti. Sì. Perfetto. Lei ha preso e dice che prima è andata a cercarla in mensa, sì. Poi è andato nello studio e l'ha trovato morto, sì. È venuta fuori a chiamarci. Sì. Chi ci dice a noi che anziché andare in mensa, sì, lei abbia ucciso il soldato Pronti? E ha tutto il tempo, e poi venire a chiamare tutti quanti noi per poi rientrare e andare a chiamare l'ambulanza immensa. Quelli della reception mi hanno visto, quindi possiamo chiamare a testimonianza una della reception. Non credo proprio, lei è proprio mercenario dentro e fuori. Ma io sono un mercenario e fiero di esserlo. Sì, beh, poi ognuno. Secondo me lei ha sbagliato lavoro, dovrebbe diventare una mercenaria pure lei. Lei dice? Sì. Quando ne sarebbe capace. Quando verrà fuori veramente l'assassino, poi mi chiede la scusa di queste illazioni. Non sono caro illazioni. Caro soldato. Non sono illazioni, sono calcoli. Eravamo tutti ieri in compagnia del soldato Pronti sul terreno accidentato. Penso che se visti i moventi di tutti avremmo avuto un'occasione di gran lunga migliore per ucciderlo e per farla franca. Poteva essere scivolato. Come quindi non vedo la ragione per accoltellarlo. È tutto. Colonnello, posso replicare gentilmente? Secondo me in quel momento lì era molto difficile riuscire a compiere un atto del genere perché eravamo tutti uniti. Tutti uniti ed era una cosa secondo me abbastanza difficile da poter portare a termine. Questa mattina c'è stato un silenzio di un quarto d'ora, quel silenzio sicuramente ha creato qualcosa che ha portato a termine una vendetta. Mi scusi colonnello. Prego. Poi volevo aggiungere anche che mi sembra strano il fatto che la tenente al posto di trovarlo e chiamare direttamente lei un'ambulanza sia corsa verso di noi dicendo guardate cos'è successo, chiamate un'ambulanza, e questa un po' mi puzza. È giusto che lo sappiate, ecco perché abbiamo anche recuperato i cellulari. E è venuto fuori. Ho scoperto che non mi rimane molto tempo da vivere. I soldi non possono curarmi l'idea di morire in un letto d'ospedale. Non mi va proprio per niente. Così ho pensato, visto che ci conosciamo, perché non farlo fare a te? Scegli tu il modo e il momento migliore per uccidermi. Ti chiedo solamente di non farmi soffrire. Tu fallo. Il mio contatto ti pagherà profumatamente per il tuo lavoro. Spero che la prossima volta che ci sentiremo sentirò un sì dalle tue labbra. Detto questo, Cobra, ti auguro una buona notte. La sua paura e il suo timore che io potevo ucciderlo ha creato questa cosa per colpevolizzare la mia persona. Quando magari sicuramente è un'altra persona che ha creato che ha fatto questo omicidio. Io la vedo come una sorta di... Bene, tanto guarderanno se ha ricevuto questo messaggio sul suo telefono. Certo. Scientifica, quindi adesso, perché anche se l'ha cancellato rimarrà traccia. Non c'è problema. Comunque, questo in realtà le toglierebbe in ogni caso magari la... fatto di poter morire, nel senso magari si fa qualche anno in carcere, però intanto... Da innocente. Innocente lo vedremo. Lo vedremo, sa quanti errori ha fatto la giustizia. Bene, quindi per me questa è chiaramente una sorta di paura che ha avuto lui, perché sa quanta gente ha ucciso. Allora, la scientifica.
tecnicamente stanno esaminando il luogo e non è stata trovata ancora l'arma del delitto. Tocca chiedervi a turno di mettervi qua e facciamo la posizione. Sì signore. Sì signore. Morale? Sì signore. Posso? Cosa qua? È un coltello. Fingiri. Ah. Come mai il coltello? Perché sono un mercenario. Non giro mai non armato. Con tutti gli omicidi che ho fatto, volevo pure difendermi. Si giri. Alla posta. Grazie, va meglio. Signori, allora adesso manderemo questo coltello alla scientifica. Attenti! Riposo. È stato esaminato il coltello. Arma di delitto. Purtroppo. Perché è stato rinvenuto il sangue di Protti sulla lama del coltello. Faccio un passo avanti e gli arresto. Non poco. Perché forse non ho utilizzato. Riposo. Adesso arriverà la polizia militare. Nel frattempo sono arrivate anche le destinazioni che adesso consegnerò e sarà messo agli arresti a destinazione. L'avverto che se entrate in fuga ci sarà esecuzione militare senza processo. Io tenterò con tutte le mie forze di provare il contrario. Avrà tutto il diritto di farlo. Certo, perché secondo le statistiche sono solo un presunto. Non è sempre presunto. Ok, quindi non sono colpevole. Alberto Maruati. Comandi. Cosa? Questa è la sua destinazione. Alberto Maruati, destinazione. Gentile Alberto Maruati, con la presente dichiariamo idoneo al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre le comunichiamo la destinazione per il suo servizio nell'esercito. Dolomiti. Facciamo un applauso al maresciallo. Gentile Alessandro Cenci, con la presente la dichiariamo idonea al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre le comunichiamo la destinazione per il suo servizio nell'esercito, Verona. Venti. Applauso. Fabrizio Marani. Comandi. Venga. Posso. Ecco la sua lettera. Fabrizio Marani. Destinazione. Con la presente la dichiariamo idonea al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre le comunichiamo la destinazione per il suo servizio nell'esercito, Porto di Venezia. Grazie signor colonnello.
Michela Giustini. Sì, signore. Posso? Gentile Michela Giustini, con la presente la dichiariamo idoneo al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre, le comunichiamo la destinazione per il suo servizio dell'esercito, Valdagine. Un applauso, complimenti per la signora. Grazie, signore. Posso fare il suo video. Grazie, signore. Gentile Nicole Mauri, con la presente la dichiariamo idonea al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre le comunichiamo la destinazione per il suo servizio nell'esercito. Udine. Complimenti. Ciao Zalutta. Sì, o si può meglio. Questa è la sua destinazione. Luciano Zanutta, chiamata alle armi, Luciano Zanutta, quella presente la dichiariamo idoneo al servizio e le facciamo i complimenti per aver superato le prove. Inoltre comunichiamo la destinazione sul servizio all'esercito, Gorizia. Grazie. Facciamo un applauso lo stesso fino a che non sarà. Anche perché lotterò per fare in modo che questo, per la verità che verrà fuori, con grazie tutte le mie forze. Grazie. Sono un museo della prima guerra mondiale, le postazioni militari sui Dolomiti sono visitate oggi perché sono un confine naturale del nostro paese, il teatro di guerra della prima guerra mondiale. È contento della destinazione? Dalla missione mi aspetto di avere ancora lo stesso ruolo di caporale, di trovare degli altri soldati e degli ufficiali come li ho trovati qua in questi giorni insieme a voi e farò pronto a difendere la patria. Grazie. Io sono molto contenta, sarà difficile, dura, perché insomma la prova anche di ieri mi ha messo, scusate il gioco di parole, a dura prova, ma sono sicura che riuscirò a superare i miei limiti e non vedo l'ora di partire. Mandy, non mi sorprende. Ho fatto per un anno l'operazione delle strade sicure. È la prima vera guerra a cui prendo parte. Combatterò sul mio territorio. Non ho dubbi che darò il meglio. Comandante colonnello. La destinazione? Destinazione ok, sarà un'impresa abbastanza difficile, ardua, perché con questo peso sulle spalle è difficile riuscire a intraprendere una nuova realtà di comunicazione con i colimigroni e con i graduati e quant'altro, perché purtroppo finché non termina questo processo con la soluzione, io avrò sempre l'etichetta dell'assassino, anche se l'avevo prima, ma questo omicidio non l'ho commesso, quindi andrò col cuore ferito, però seguirò i comandi come ho sempre fatto. Grazie, colonnello. Comandi, signore. Sua destinazione? Udine. Non sono mai stato a Udine, non ho informazioni su Udine, però ce la metterò tutta per portare al meglio la mia missione. Come la prevede? Dura, ma gli sforzi che farò ne saranno valsi la pena. Ok, grazie. Complimenti, è finita. Per quanto potete ritornare alle vostre famiglie, non ci sarà più la destinazione, perché l'allarme è rientrato, 5.000 unità sono rientrate dal confine, per cui per il momento potete tornare a casa. Nulla toglie
in corso. Lei... sarà neppure nel difendere. Mi raccomando. Grazie a tutti. Attenti! Rompete le righe. Torna a casa! Beh, ho sognato, per me è stato come un sogno. Vai a letto da persona normale e ti sogni tutta questa trafila di situazioni strane, se vogliamo. Ripeto, anche prima, mentre parlavo, proprio mi hai dato un personaggio dove il contrasto è all'eccesso. E quindi riuscire a, da una parte, essere nero e dall'altra essere bianco. Ma nella vita non è lo stesso essere bianco. No, mi sono trovato molto, molto in difficoltà. Però bello tosto. E soprattutto quando fai, posso dire, e soprattutto quando fai dei personaggi che sono completamente diversi, sì, da quello che sei tu. Perché diventa, ti metti in gioco tantissimo e impari. Diventa tantissimo. Difficilissimo. Lorenzo Imbasciati in questi giorni ho impersonato il maresciallo Alberto Marguati, che è un tipo tremendo, molto diverso da me. Per me è stata un'esperienza assolutamente inattesa e insolita, molto piacevole alla fine. Mi hanno stupito, colpito, non mi aspettavo aspetti di entrata nel personaggio, che per me sono arrivati solo in ritardo durante la 2 giorni. Mi ha stupito il contenuto un po' troppo fisico della camminata, che a me che odio camminare, e mi è piaciuto comunque tutto, mi è piaciuto l'effetto. Mi ha stupito un sacco l'effetto sulla nostra testa, sulla nostra vita, sui nostri pensieri, della privazione del telefonino, che è una cosa che pensavo di poter reggere senza problemi, che non mi aspettavo, ma che alla fine anche quella mi ha dato da pensare. E poi in generale il rapporto con persone assolutamente strane, sconosciute, si è acceso su tutte le cose che erano da fare, sugli imprevisti, sulle cose che il copione ci ha imposto di fare. Quindi molto bello. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Rudy Zecca in questa realtà di questo cortometraggio, mi chiamo Luciano Zanulli. Ovvero sono un soldato medico che ha fatto una missione in Afghanistan, chiaramente come dottore, come figura di dottore, e questa missione mi ha mandato un po' in tilt, da lì ho cominciato a nutrire la voglia di uccidere. Infatti da soldato, semplice soldato, sono diventato un mercenario, andavo in giro a fare chiaramente degli omicidi per, chiaramente, per chi me lo comandava, ecco. E è stata un'esperienza estremamente bella, unica, molto singolare. Mi sono divertito molto, sono morto di sonno, questo sì. Però ne valsa veramente la pena, è stata veramente un'aggregazione unica. Poi sotto, diciamo, la direzione del grande maestro Fabio Bastianello, chiaramente c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, e niente, abbiamo scoperto questo mio lato che, voglio dire, era un po' così, tra virgolette, nascosto nel cassetto, e io con facilità l'ho aperto e ho cercato di dare il meglio di me, ecco, tutto lì. Bene, sono qui per raccontare la mia esperienza, positiva, molto bella. Sono Luca Rigatieri, nella parte ho fatto il caporale Fabrizio Marano. Personaggio completamente opposto alle mie caratteristiche personali, per cui è stato molto difficile entrare nella parte, soprattutto anche perché il personaggio stesso era un personaggio particolare. Passavo da un opposto al bianco all'opposto nero, cioè ligio al dovere e nello stesso tempo ribelle. Quindi tutto
Il mio periodo è stato un contrasto unico nel cercare di entrare nella parte, nel muovermi, nel comportarmi, per cui credo che sia stata molto un'esperienza molto bella, molto positiva, soprattutto il fatto di fare un sentiero molto faticoso, perché poi bisognava comunque recitare la sofferenza. Quindi in futuro, se mi capiterà un pezzo dove dovrò recitare la fatica, la sofferenza, mi ricorderò moltissimo di questa esperienza. Esperienza dove comunque tutti i personaggi anche qua erano molto particolari, ci sono stati suspense, non eravamo al corrente di niente, quindi anche noi eravamo, essendo all'oscuro di tutto, dovevamo entrare proprio nella parte, cercare di capire i personaggi, scambiare chiacchiere, parole, soprattutto questo senso del dovere, di dover sempre rispondere sì signore e muoversi, è stata una cosa che ormai da quando hanno tirato via anche la servizio della leva militare, anche questo ormai non c'è più, e per cui è stato positivo anche questo, tornare indietro nel passato e rivivere momenti già vissuti dove c'era comunque ordine, disciplina, rispetto e regole. Che dire, pronto a rifare un'esperienza simile. Ciao a tutti! Ciao, sono Tommaso Cicardi. In questi due giorni ho interpretato il ruolo del soldato semplice Alessandro Cenci. L'esperienza è stata positiva, diversa, molto diversa da come me l'aspettavo. Sotto certi punti di vista credevo fosse più legata alla recitazione e invece è stata molto legata proprio all'esperienza personale nel ruolo interpretato. Un lato negativo è che durante il percorso a volte l'intensità dell'interpretazione, dell'immersione nel personaggio, almeno dal mio punto di vista, è un pochino calata. A parte questo però è stata un'esperienza forte sicuramente, mi ha insegnato tanto. Ho visto adesso la prima parte del filmato, del montaggio, che è poco parlata e questa è l'unica cosa che avrei voluto vedere di più, magari un paio di scene fatte anche su una base data dal regista e poi potevamo continuare con un'improvvisazione per vedere quanto l'immersione al lavoro che abbiamo fatto poi si trasferiva anche nelle azioni, nel linguaggio e via dicendo. Comunque sono contento, grazie mille. Ciao, sono Manuel Mancini, in questi due giorni ho interpretato il ruolo di Nicole Mauri, il percorso che ho intrapreso è stato all'inizio lungo e faticoso, però il finale è stato davvero emozionante e ho scoperto che la fatica che ho fatto mi ha ripagato con il finale di questo percorso. Ciao, sono Lori, ho interpretato il cliente Michela Giustini. Ho interpretato un ruolo che è completamente diverso da quello che sono io, quindi questa cosa mi è piaciuta assolutamente tantissimo. Perché interpretare ruoli che ti assomigliano tanto è molto semplice. Invece in questa maniera il ruolo di questo tenente era un uomo ligio al dovere, quindi pronto a partire per la patria, io sono assolutamente contro le armi. Sono anche molto impulsiva, quindi sono tranquilla in generale, però se mi fanno arrabbiare diciamo che esplodo. E invece questo personaggio era esattamente il contrario, è una persona con tanto autocontrollo, ligia al dovere, la cosa più importante nella sua vita è difendere la patria, amare la patria. Quindi questa cosa per me è stata un'esperienza straordinaria perché mi ha arricchito dal punto di vista come attrice. Poi è stato bellissimo il contesto, nel senso che siamo in un posto meraviglioso, in montagna. Ho dovuto superare anche i miei limiti, perché abbiamo fatto una scarpinata pazzesca che fanno veramente le persone esperte, e io non essendo pratica camminare in montagna assolutamente, insomma è stata veramente, veramente, veramente dura. Quindi che dire, bellissima esperienza e l'amo. Ciao.
stata una bellissima esperienza, anche se abbiamo avuto tanti imprevisti, tra cui un percorso che ci era stato dato era abbastanza semplice, invece era molto complicato e ci ha spostato un po' a livello organizzativo dell'orario, ci ha costretto a traslare un po' di impegni, però ce l'abbiamo fatta a livello organizzativo, è andato molto bene, gli attori sono stati molto bravi, molto immersi nel loro personaggio e è andato un bel risultato di gruppo. Sono molto soddisfatto, rifaremo questa esperienza ancora nei mesi successivi e l'intenzione è di farne uno al mese, così per dare anche continuità al progetto. Ovviamente i temi saranno diversi, magari molto meno fisici, anzi alcuni anche proprio più psicologici, e è sicuramente un metodo immersivo per incominciare a porsi delle domande, no? Anche su noi stessi e a superare quegli ostacoli che noi abbiamo. Difatti questa pratica la utilizzo anche spesso e volentieri all'interno delle aziende come team building per unire le persone ad andare verso un obiettivo preciso e raggiungerlo. Ognuno con le proprie capacità, ognuno con il proprio essere o, come in questo caso, viene dato all'interno del personaggio. Sono Bastianello, sono un regista, ok? E la differenza con videomaker, eccetera, è proprio questo, saper organizzare e saper tirare fuori il meglio dalle persone.